Amici sportivi, amici tifosi, 5-2 al Modena, abbiamo festeggiato, abbiamo passato un weekend sereno, grazie a una partita che più pazza non si poteva, siamo dentro i playoff e ci vogliamo anche restare. Lo conferma il nostro comandante Fabrizio Vitale, ciao Fabrizio. Ciao Guido Bonastra. Ci vuoi restare, giusto, nei playoff? Ma una volta che ci siamo, perché non restare e crederci. Salvatore Geraci è seduto su un cuscinetto d'aria, perché lui l'ha detto 3 mesi fa, quindi per ora si sta mangiando la sua bistecca, ma ancora non è finita, caro Geraci, ce n'è anche ciao per te. Tutti. E Giuseppe Leone, che vediamo, eccolo qua inquadrato. Ciao Giuseppe. Buongiorno a tutti. Allora, entriamo subito nel vivo, perché abbiamo cambiato certamente volto. Vorrei capire se per necessità o per scelta, e che volto ha questo nuovo Palermo che segna tanto e incassa anche tanto. A proposito, poi c'è improvvisamente una folla di attaccanti, lo scopriamo nel giorno in cui dobbiamo rinunciare a Brunori, e c'è un problema difensivo che non è soltanto un problema dei difensori, ma della fase difensiva. Ovviamente ne parliamo con voi, che potete scrivere i vostri pensieri, parole e opere e omissioni, che poi c'è Fabrizio Vitale che le controlla, e entriamo subito nel vivo. Salvatore, promosso il Palermo a pieni voti, il risultato ti condiziona a tutto il resto, oppure vogliamo un attimo ricordarci del primo tempo? Ma il Palermo è promosso da tempo, devo dirti. Più che cambiare volto, continua a progredire e Corini continua a chiarirsi le idee. Insomma, questa è una squadra che matura di giorno in giorno e soprattutto continua ad acquistare sempre un maggior contenuto tecnico, che poi è la premessa per alzare le ambizioni del campionato. Insomma, al di là del risultato che si conquisterà in questa stagione, che va dal minimo della salvezza al massimo della promozione, resta il fatto che la squadra sarà un pericolo per tutti, cioè, come si dice, la mina vagante della stagione, il che non significa che le altre staranno a guardare. Como e Ternana sono le new entry da un punto di vista i playoff. Il Modena è ad un passo e poco importa che il Palermo dovrà incontrare le ultime 5 in classifica, tra l'altro assetate di punti, infatti dovrà affrontare oltre a quelle squadre come Parma, Cagliari e Como, che sono dirette concorrenti. Al di là dei risultati finora ottenuti, questo è diventato il campionato della speranza, secondo me, con un Palermo che comunque vada ha costruito l'ossatura, sia pure, si spera, vincente, insomma, per la prossima stagione, e che deve ancora aggiustare, come hai detto tu, la fase difensiva nelle ultime 14 partite. Infatti, se non sbaglio, ma penso di no, perché mi pare di averlo letto, di averlo controllato bene, il Palermo è rimasto con la rete inviolata solo 2 volte. Francamente, però, preferisco un Palermo che vinca a mani basse, anche a costo di subire 2 gol come contro il Modena, che è una squadra in difficoltà o avara di vittorie, perché non dimentichiamo che il Palermo non vinceva dal 5 febbraio, cioè da quante partite sono? 6 partite. Sì, 5 pareggi e una sconfitta. A proposito, per dare manforte al tuo discorso, in attesa del commento di Fabrizio, si sta spucciando, vedo già una bella sequenza. Sono in tanti, sono già una sequenza in tanti di messaggi. Scrivete poco, per cortesia, così bravo, ci semplificate il lavoro. Volevo dire che ho visto un dato che mi ha un po' stupito, cioè il Palermo, insieme al Modena e alla Regina, è la squadra che fattura più gol in una partita, cioè 2,5 a partita il Palermo, il Modena 2,8, e non è un caso che fra Palermo e Modena hanno fatto poi 7 gol, e l'altra è la Regina, che è in caduta libera, che è una delle squadre che il Palermo deve puntare per sperare di entrare nei playoff, difendendosi al contrario dalla risalita, non soltanto di Como, Modena e Ternana, come diceva Geraci, ma anche del Parma, che è il prossimo avversario del Palermo, però fra 14 giorni, perché c'è la sosta di campionato. Allora Fabrizio, io dicevo, c'è un nuovo volto del Palermo, nel titolo leggiamo Corini tira la coperta, è come se avesse preso la coperta tirata un po' più verso l'attacco, con tutti i rischi del caso, perché poi, come dice Salvatore, se ne fai uno in più di quanti ne prendi, va bene lo stesso. Secondo me è un rischio che devi accettare dal momento in cui è arrivato Verre, nel senso che Verre ti ha dato più profondità offensiva, ma ti toglie qualcosa nella copertura, quella copertura che era stata, diciamo, la grande trovata di Corini per uscire fuori dalle secche, cioè imbastire un centrocampo muscolare dopo Terni, che lo ha portato a risalire la classifica.
ma che adesso non è più proponibile perché se il Palermo vuole usare, vuole puntare in alto, vuole provare a sognare e ha preso un giocatore come Verre, è naturale trovare questo sbilanciamento in avanti. Ricordiamoci inoltre che a destra c'è o Di Mariano o Valente, a sinistra adesso c'è Aurelio, che è un giocatore nettamente più offensivo rispetto a Sala, giochi con due attaccanti, è un rischio che devi calcolare e devi tamponare in qualche modo con qualche altro movimento che in questo momento probabilmente non riesce bene. Giuseppe, ma era questa secondo te la strada di Corini? Cioè il percorso ovviamente l'abbiamo vissuto tappa dopo tappa, un Palermo che prima per necessità si è dovuto un po' coprire per non subire troppo e ne ha approfittato per poi fare tanti 1-0 preziosissimi per risalire la classifica. Era questo il percorso di Corini? Cioè quello che mi domando io è: andiamo sempre più verso un gioco offensivo oppure è soltanto un momento di questo puzzle del campionato dovuto anche alle assenze e alle contingenze? Io credo di sì, Guido, credo che si tratti di un percorso, come diceva Fabrizio prima, per necessità di classifiche, di risultati. Il Palermo aveva bisogno di più equilibrio, di più sostanza in mezzo al campo per risalire la china e togliersi dalle zone pericolose della classifica. Questo invece è un po' il momento di osare, e in questo Palermo che cambia volto, come recita il titolo che c'è in questo momento, probabilmente, per esempio, faccio un nome, uno di quelli che è stato più sacrificato al momento è Segre, che nelle ultime partite non è mai partito titolare proprio a beneficio di Berre, che gli dà più profondità, più propensione offensiva. Quindi sì, è un Palermo che sicuramente in questo momento rischia di più. Poi è chiaro, tu giustamente parlavi di fase difensiva, però credo anche il fatto che tra squalifiche e infortuni, il fatto che la difesa abbia cambiato spesso interpreti è un fattore, un aspetto che non si possa sottovalutare. Cioè nelle ultime giornate il fatto che non ci sia stata per esempio più quella coppia cardine che era formata da Marconi e Del Cearo probabilmente ha portato qualcosa in meno alla fase di fase. E ora di questo però ne parliamo, perché io non farei soltanto una individuazione personalistica dei problemi o anche delle cose buone. Per esempio, Fabrizio, io non ho ammirato venerdì scorso né un buon Saric né un Gomez ai suoi livelli. Anche Verre nel primo tempo ha un po' faticato, quindi ancora ci sono delle cose. Lo dicevo anche a proposito di quanto diceva Giuseppe di Segre, che è stato un po' sacrificato, che secondo me invece per ora sta offrendo dei contributi dalla panchina non indifferenti. Ma guarda, io il discorso Saric-Segre lo leggo a questa voglia di cambiare ancora una volta gioco, che è inevitabile, come ho detto prima. Se vuoi cercare di maturare a livello personale, ma anche le proprie ambizioni, è normale che Segre è un giocatore da strappo, da inserimento in verticale. Saric invece dovrebbe accompagnare un po' questa voglia di palleggiare che adesso ha il Palermo, ma non lo riesce a fare, e questo è probabilmente uno di quei problemi che ti dà in questo momento la tenuta del centrocampo attuale. Non so quanto Corini in queste due settimane di sosta ragionerà sull'utilizzo, magari ora un ritorno all'utilizzo di Segre piuttosto che continuare su Saric, però io non so quanto Segre possa inserirsi in questa voglia di fare gioco che c'è in questo momento da parte di Corini, e credo che l'ago della bilancia in questo momento sia proprio lì. Ora arriviamo con i messaggi. Nel frattempo fatemi salutare tutti gli amici che ci seguono su Blog Sicilia, su Stadio News e su Video Regione. Vi do anche due rapide notizie. La prima: il Palermo da martedì a sabato è in Spagna, va a Girona nel centro sportivo di una sua cugina del gruppo City, e quindi sarà un'esperienza per Corini, probabilmente per intensificare il lavoro. Saranno 5 giorni, però serviranno probabilmente a proprio dare un maggior dettaglio al nuovo voto del Palermo. La seconda notizia è che non ci sarà in ritiro né Del Cearo, perché leggo da Stadio News che è stato
convocato per la nazionale rumena, mentre invece non è stato convocato Saric per la nazionale bosniaca. Nedelcaru quindi ovviamente non potrà essere a Girona, e ovviamente però è una bella notizia per lui. Giocherà contro Andorra sabato e poi il 28 contro la Bielorussia, ma dovrebbe essere disponibile per la prossima partita di campionato, che sarà poi la domenica successiva sul campo del Parma. Salvatore, una cortesia, tu che sei illuminante, ci illumini anche sul fatto, ti sto pigliando in giro se non l'avessi capito. Sì, no, me ne ero accorto tranquillamente, facevo finta di niente. Insomma, però io ho riscontrato, per esempio, in questo primo tempo col Modena, decisamente negativo, molte analogie con il primo tempo con la Ternana. Cioè, prima cosa, il Palermo soffre le squadre rapide, soprattutto le squadre con trequartisti che hanno una certa qualità, nel caso del Modena era Tremolada. E poi l'altra, diciamo, similitudine è che Corini non era in panchina ma in tribuna anche con la Ternana, e io ho rivisto un Palermo un po' troppo largo e un po' troppo lungo, almeno nel primo tempo. Poi le cose sono cambiate anche per degli episodi. Tu pensi che l'assenza di Corini in panchina abbia un suo significato? Ma guarda, io penso che l'allenatore ha un significato enorme quando nel corso della settimana poi la squadra dovrebbe andare a memoria, anche perché loro stabiliscono pure quali sono i rapporti con la forza avversaria, quali sono le debolezze della squadra avversaria, quali sono le proprie debolezze, e quindi cercare di evitare di andare incontro a sorprese e invece di sorprendere l'avversario. Questo non sempre succede a questo Palermo, anche perché, attenzione Guido, questo è un Palermo completamente nuovo che ancora non è perfetto. Per perfetto intendo dire una squadra che comincia a schiacciare completamente gli avversari, però è sempre sulla buona strada, cioè un passo in avanti lo fa continuamente, e quindi c'è da aspettarsi che questo Palermo piano piano, e in queste partite proprio che diventano quasi degli spareggi, diventi anche una squadra di livello superiore, nel senso che avrà meno differenze fra il primo e il secondo tempo, che per ora insomma è stato quasi comunque fra un tempo e l'altro, che comunque è stato un po' il tallone d'Achille del Palermo, ma sempre tallone d'Achille per modo di dire, perché la squadra ha mostrato un miglioramento tecnico che va al di là da ogni cosa che potevamo attenderci. Comandante, con i commenti? Io comincerei da Rosario Romano, che rivolge un caloroso abbraccio a Salvatore Geraci, non lo leggo perché è un po' lungo, e poi chiede a te Guido perché metti spesso voti bassi a Gomez. Venerdì a centrocampo per me è stato uno dei migliori, ma gli ho dato 5,5. Rosario Romano, che ci segue da Mantova. Beh, evidentemente se ho dato questo voto perché lo ritengo, diciamo, sotto il suo livello di standard. Secondo me Gomez ha fatto un primo tempo bruttino, anche da 5 e anche meno, e un secondo tempo da 6,5, poi ovviamente si fa anche una media, per cui diciamo mi è sembrato Gomez al di sotto delle sue possibilità. Cioè, noi abbiamo visto un percorso di crescita costante, e adesso sia lui, anche Saric ha preso una insufficienza nelle pagelle di Stadio News, e mi aspettavo forse qualcosa di più. Certo che con questa immagine di Gomez dietro, io se potessi alzerei il voto subito a 6,5, perché è un po' incute paura. Incute paura, sì. Rosario, Adriano, Orlando, il Palermo resta una squadra difficile da battere. Abbiamo ribaltato una partita difficile contro un Modena in forma, adesso a Parma per sognare. Forza ragazzi, si sta aprendo un dibattito sulla presenza o meno di Brunori, che adesso paradossalmente ne parliamo poi nel corso della trasmissione, potrebbe condizionare un poco anche il rendimento degli altri attaccanti. Emanuele Giglio ti manda il messaggio perché così per simpatia, ma sei lungo, quindi i prossimi per favore più corti. Il suicidio del Modena nei 15 minuti del secondo tempo è stato un gran regalo, bisogna riflettere sulle difficoltà della difesa che ha patito una non buona partita di Gomez e Saric. Da Verri in su voto 8, da Gomez in giù voto 5,5, quindi concorda con te Guido. Sì, concorda con me sul voto, però io vorrei dire una cosa, evitiamo, perché poi anche questa volta per chi come me deve lavorare
in tempo reale, online e con i commenti dei tifosi nel sito di Stadio News. Mi sono divertito abbastanza a vedere i commenti che arrivavano nel primo tempo e poi il ribaltamento dei commenti nel secondo tempo. C'è chi gode a volte a criticare il Palermo e a dire io l'avevo detto. Quello che non mi piace a me è quando quelli del Modena sono regali e anche quelli del Palermo sono a volte dei regali, come ad esempio contro il Cittadella, per non andare troppo lontano. La verità vera è che la Serie B è fatta di equilibrio, è fatta di piccoli episodi, ogni tanto ti va bene, ogni tanto ti va male, cioè, non possiamo sempre dire che sono regali quelli che ci fanno gli altri e quando sbagliamo noi non sono delle storture strutturali. Continuo, leggo perché come al solito non ci volete ascoltare, ci mandate dei lenzuoli, li leggiamo, provo a sintetizzare. Agostina Laimo: la cosa che deve confortare noi tifosi è che questo Palermo non si abbatte anche passando due volte in svantaggio, nel calcio esistono molte variabili, ha un carattere forte, merito del lavoro di Corino a discapito di tutte quelle critiche che erano state fatte al tecnico nei mesi scorsi. E poi sono in molti così a celebrare Soleri. Anche Alexander Rodriguez Perez dice: vedere Soleri al 93esimo pressare e correre con i crampi non apprezzo questo ragazzo, emozione. È vero, ne parleremo nel capitolo degli attaccanti. Giuseppe, quanto avresti messo a Gomez, così anche per sentire una voce di uno un po' più buono di me? Giuseppe, noi della Gazzetta quanto abbiamo messo? Quanto abbiamo messo noi della Gazzetta? Abbiamo messo 6, mi ricordo. Esatto, avete messo 6. Sì, perché, e Saric? Perché, allora, Saric non mi, credo pure lui avesse strappato la sufficienza alla fine, o no? Lo sai che non me lo ricordo. Va bene, forse sì. Comunque era tra 5 e mezzo e 6. Però, Guido, sicuramente la tua analisi sulla prestazione di Gomez, a mio parere, era anche giusta, però, appunto, alla luce di un rendimento poi in salita nell'arco della ripresa, secondo me la sufficienza la poteva tranquillamente strappare. È chiaro che per esempio nell'azione del primo gol Gomez, così come tutto il centrocampo, viene tagliato fuori dal Modena e Tremolata è tranquillamente andato in verticale poi a offrire quel pallone a Tutino. Quindi insomma sicuramente il centrocampo ha sofferto tanto nel primo tempo, ha sofferto tanto questa mobilità di quei tre là davanti, in particolare di Falcinelli e Tremolada. Fammi dire però una cosa e poi mi taccio. Mi fa piacere vedere come molti tifosi, a sentire da quello che sta leggendo Fabrizio, stiano sottolineando questa attitudine del Palermo, cioè questo Palermo che è veramente difficile da battere, che è duro a morire. È un Palermo che, l'abbiamo detto tante volte, nelle ultime 15 partite ha perso una sola volta, quindi è veramente un Palermo che, se non lo ammazzi, e a volte quando magari sembra che tu possa averlo ammazzato, come è successo a Perugia, come è successo a Cittadella, anche in quei casi il Palermo ha avuto la forza di recuperare due gol di svantaggio. Contro il Modena è andato due volte sotto e recuperato. Questa è un'attitudine non da poco, che sottolinea a mio parere dei meriti anche dell'allenatore, che poi per carità può piacere o non piacere, ma questa credo sia una caratteristica che a questo punto come merito dell'allenatore vada riconosciuta. Diciamo anche che il ribaltamento delle pagelle, nel mio caso, poi ognuno ha la sua legittima valutazione, è successo con Mateiu per esempio, o con Aurelio, che nel primo tempo avrebbero meritato un 5 sì, pieno, e che poi invece hanno sicuramente riscattato. Non è bastato per Saric e Gomez, nel mio caso, nelle pagelle di Stadio News che potete trovare su Stadio News, non è bastato neanche per Nedelciaro e Graves, che sono rimasti insufficienti perché non hanno offerto sia i difensori che i centrocampisti di protezione, mai, non hanno offerto mai la tranquillità di una squadra che riuscisse a fare filtro e che non facesse giocare il Modena. Quindi poi, per carità, ci sono valutazioni. Scusa Guido, sì. Io penso però che ci siano due cose un po' da chiarire. Quando una squadra vince 5-2, no, io penso che non ci possa essere una insufficienza, cioè tu gli puoi mettere 6, gli puoi mettere, ma mica facciamo la storia della vita di un calciatore in un tempo che magari gioca meno bene di altre volte, cose del genere.
E questo è legato anche al fatto che noi guardiamo la partita e diciamo nel primo tempo 0, nel secondo tempo 10 e lode. La partita dura 100 minuti e dentro c'è un avversario che studia le tue potenzialità e cerca di approfittare, altrimenti tutte le partite finirebbero 0-0, 5-0, 6-0. È normale che ci sia un andamento non proprio sempre lineare. E quindi non posso stare lì a vedere se Gomez ha sbagliato un passaggio o due passaggi e poi nel secondo tempo si è rifatta eccetera eccetera. Abbiamo vinto 5-2, punto e basta. Sì Salvatore, però non c'è dubbio che Graves e Nelsearu non hanno giocato bene, proprio a livello individuale si sono mossi male, erano in ritardo sull'attacco dei difensori, degli attaccanti. Certo, tu mi dai una tua idea, io ti potrei rispondere che questa squadra, malgrado questi difettucci, è riuscita a vincere 5-2. No, quindi, certo, su questo sì, ma questa poi è la gradualità dei voti, perché per esempio nelle pagelle di venerdì Soleri, Tutino, Verre, adesso non mi ricordo bene, anche Pigliacelli, hanno preso sufficienze ampie. E quindi a volte c'è anche il merito di qualcuno in più, come Di Mariano poteva essere stato l'uomo partita due settimane prima, Soleri pure, a Cittadella aveva fatto delle belle cose, insomma è chiaro che poi all'interno di una prestazione che possiamo anche dire 6,5 al Palermo, poi ci sono delle valutazioni a mio avviso un po' diverse. Comunque su questo litigio ti taccio, così non insisti più, perché devo avere sempre ragione io, altrimenti non ha senso che io conduca la trasmissione, e questo mi sembra un privilegio non da poco. Ancora due commenti? Sì. Allora, procediamo con Mirko Bellitteri. La voglia di fare gioco ci sta, ma deve essere più fluida. Sulla tre quarti avversaria siamo spesso troppo macchinosi, a differenza degli avversari che chiudendosi riescono a ripartire arrivando con una semplicità sconcertante davanti a Pigliacelli. Infatti è finita 5-2. Sì. Io noto che non molliamo, dice Ernesto D'Agostino, ovviamente penso che il nostro ascoltatore si riferisse al primo tempo, poi nel secondo tempo è cambiato tutto. Agostino Alaimo, ancora un messaggio fiume, però lo leggiamo perché è interessante. A Palermo non regala niente a nessuno, ciò che ha se l'è conquistato sul campo. Se in 15 il Palermo ne ha segnati 3 gol è merito del Palermo. Questo non l'ho capito. Smettiamo con questi discorsi: quando subisce è merito degli avversari, quando vince o fa bene è demerito degli avversari. Ma i meriti del Palermo? È un po' il discorso che facevo io poco fa. Sì. Scusami Fabrizio, ti fermo un attimo perché mancano pochi secondi prima della pubblicità e poi parliamo anche di attacco e difesa in maniera molto specifica, perché ci sarà anche da divertirsi e da litigare, però datemi un secondo di tempo per delle situazioni, chiamiamole anche romantiche. La prima, una notizia che leggo da Stadio News: Fiocco Rosa in casa Belotti, è nata Benedetta. Come sapete Belotti è un ex del Palermo, la moglie Giorgia è palermitana e quindi tanti cari auguri a Belotti, ad Andrea, che è un ragazzo tra l'altro straordinario, e questo mi sembrava doveroso. Poi un flash per ricordare che ieri sono state promosse con abbondante anticipo, al termine di una cavalcata trionfale, due squadre del sud, e ci fa piacere sottolinearlo: Catanzaro in Serie C e il Catania in Serie D. Le vedremo quindi salire di categoria, come giusto che sia secondo me, visto anche il potenziale di pubblico e di città che si portano dietro. E due squadre che mi fanno pensare, Salvatore, a Gianni Di Marzio, non so, a Ranieri, a Siripo, molto legati a Catania, a Catanzaro, a questo mondo del sud. Bene, detto questo ci fermiamo pochissimi secondi, attenzione perché vi controllo dal monitor di servizio, chi si distrae in questo momento diventa come Giuseppe Leone. Rieccoci qui a parlare di attaccanti e sono qui a tirarvi anche le orecchie, perché voi giornalisti sportivi che capite poco di pallone e pensate di pontificare, per 5-6 giorni siete stati a lamentarvi dell'assenza di Matteo Brunori. Ora come facciamo a segnare? E invece arrivano 5 gol che non vedevamo in senso assoluto dalla partita col Taranto dell'anno scorso. Se dobbiamo andare alla Serie B c'è un precedente di 5 anni fa con l'Ascoli, insomma. Non succedeva da tempo. Ora, scherzi a parte, queste sono le stranezze del calcio, però devo dire che sia Tutino che Soleri che Vido hanno fatto registrare la loro prima volta.
Vido e Tutino in assoluto in maglia rosonero. Soleri ha finalmente sfatato questo tabù che lo voleva mai in gol quando entrava da titolare. Ha fatto anche il primo gol della sua carriera Aurelio, della sua carriera rosonero Aurelio. Insomma, è stata una domenica di festa che onestamente fa parte di uno di quei romanzi del calcio che è bello proprio per questo, non riesci mai a prevederlo, fai tante costruzioni logiche e poi invece i fatti sono ben altri, sono di una semplicità disarmante. Da chi cominciamo? Giuseppe, tu eri sorpreso da questa goleada? Eh beh, certo Guido, è chiaro che Palermo è per la prima volta ha segnato più di 3 gol in una partita, addirittura 5. Poi è normale essere sorpresi, intanto per come era andato il primo tempo e poi perché comunque in qualsiasi categoria 4 gol segnati in 32 minuti non è una cosa del tutto usuale. Però bene così perché in una partita in cui mancava il tuo uomo simbolo, il tuo bomber, il Palermo è riuscito a trovare tante alternative, soprattutto appunto nel secondo tempo, che lo hanno portato in porta, che fossero attaccanti, ma anche un difensore, un centrocampista. Quindi questo fa ben sperare e soprattutto insomma Palermo deve credere che non può essere sempre Brunori dipendente, come comunque ci ha detto questo campionato fino ad oggi, perché è giusto dirlo, in tante partite senza i numeri di Brunori il Palermo ha avuto difficoltà a trovare. Oh, grazie Giuseppe, guarda qua Fabrizio, è arrivato un messaggio sul telefonino, era Soleri che scrive sinteticamente, ora ecco qua lo puoi leggere pure tu, ora prende e vado in panchina di nuovo. Il guanto di sfida di Soleri, ma c'è anche Tutino che ha scritto e dice un gol, un assist, il vero Brunori sono io. Salvatore, sbocciati questa panella adesso. Ma guarda, a me pare che le gerarchie siano già stabilite da tempo. Brunori non si discute, è il numero 9 o il numero 1, che vuoi chiamalo come vuoi, è l'attaccante che ha portato più punti e speranze soprattutto, ma in questo momento deve guarire. Dunque Tutino e Soleri senza di lui. Quando rientrerà Brunori giocherà con Tutino o Soleri e poi entrerà Vido. Finora Corini ha utilizzato gli uomini con queste misure, con le varianti del caso, ovviamente a seconda del punteggio, fermo restando che il modulo iniziale ormai dovrebbe essere quello del 3-5-2 sul quale Corini lavora da tempo. Poi io non penso che in questa squadra ci siano degli elementi, o meglio, in questa squadra ci sono 6 titolari per me fissi, cioè Piacelle, Mateio, Nedelciaro, Gomez, Verre e appunto Brunori, che fanno la spina dorsale insomma della squadra. E si tratta appunto più di mezza squadra. Gli altri possono ruotare a seconda della circostanza e della forma. In attacco, oltre a Brunori, la gerarchia mi sembra quella di Tutino e Soleri come seconde scelte e Divido come terza. Ma è una classifica anche questa teorica, perché bisogna tenere conto degli infortuni, della forma, delle caratteristiche degli avversari e della partita che stai giocando. Elementi che potrebbero portarti anche a schierare un tridente puro oppure un paio di esterni come Di Mariano e Valente insieme. È bellissimo perché il calcio ti pone dei problemi anche quando le cose vanno bene, perché sono 3 giorni che leggo sui commenti e ora come esce Soleri, e ora come esce Tutino, e ora come fa a stare in panchina Di Mariano. Ma sono quei problemi, ora Vido che piacciono non può uscire agli allenatori. Salvatore ribadisce la gerarchia, ovviamente parla a nome suo e non di Corini, però Brunori non si tocca, chiaramente. Come sta a proposito? Brunori? Ma credo che col Parma rientrerà, il programma di recupero prevede che possa rientrare con Parma, magari non partirà dall'inizio perché comunque c'è sempre molta attenzione visto questa moria di infortuni che c'è quest'anno nel Palermo, si cerca di andarle a ponderare bene le cose, ma credo che sarà disponibile per Parma se non succederanno cose particolari
in queste due settimane. A proposito di Brunori, si sta aprendo, come hai detto tu, il dibattito. Intanto il signor Gaetano Morfino ci chiede: ma dove vi possiamo seguire in TV? Vuoi rispondere? Su Video Regione, canale 14 del digitale terrestre, come ma non diciamo, in diretta. Ma non in diretta, alle 18.10, questo è il nostro orario di palinsesto, quindi ci potete seguire sicuramente lì, seguiteci ovviamente sulle pagine Facebook, ma anche sui siti di blogsicilia.it e di stadionews.it. Tra l'altro siete veramente tanti ed è difficile anche controllarvi tutti, perché arrivate da tutte le direzioni, da blog. No, ma da... penso che potrebbero andare davanti da soli, nel senso che si fanno le domande, si danno le si risposte. Si danno le risposte, ma sì, ecco, è la nostra community, quindi il dibattito poi va avanti spesso anche appunto in autonomia e può andare avanti anche dopo la fine della trasmissione. Questo ci fa piacere, perché devo dire anche che rispetto a 4 mesi fa è migliorato anche il Palermo, è chiaro, però è migliorato anche il linguaggio dei nostri utenti, che è una cosa che sollecitiamo spesso, quella di criticare, di lamentarsi anche, ma sempre con una certa logica, con una certa finalità, con una costruzione di pensiero che sia ben al di là del semplice insulto, del semplice voto negativo. Ancora messaggi ce ne sono? Su Brunori? Quanti ne vuoi? Allora, innanzitutto ce n'è uno su Soleri. Giulio Sapienza dice: direi che Soleri si è guadagnato il rinnovo sul campo, voi cosa ne pensate? Assolutamente sì, per la verità è stato sempre prezioso. Diciamo che ha già un contratto che credo scade tra 2 anni, quindi non so se ne parlerà. Sì, diciamo, in senso lato intendo che è un giocatore che ha dato il suo contributo, perché ha aspettato in silenzio il momento, quando è stato chiamato sempre fatto la sua parte nei limiti del possibile suoi o della squadra, e adesso è in una vera esplosione fisica che merita sicuramente rispetto e interesse. Manu Remo prevede che Soleri fra 2 anni sarà in nazionale, lo vedremo agli europei, troppo forte. Poi c'è la lista d'attesa, perché c'è prima Brunori che ha fatto lo stage e si starà domandando: e io che faccio? No, io vi posso dire come chicca, diciamo in via informale, che se Brunori non fosse stato infortunato, una chance di poter essere convocato l'avrebbe avuta. Ricordiamo che l'Italia gioca giovedì, non ci sarà fra i convocati Compagno, il figlio di Rosario, il ragazzo che gioca in Romania, ma la Sicilia viene rappresentata da Reteghi, che è l'oriundo con vaghe origini di Canicattì. Allora, rispondiamo anche a Valentino Berizzi, perché ci accusa di essere, diciamo, coloro i quali vogliono coprire le malefatte di Corini, perché dice: rinunciare a Damiani per più di mezzo campionato, a Soleri, e far giocare gente come Matteo e Saric sono delle bestemmie calcistiche. Chi vuole rispondere? Soleri con Saric c'entra poco, secondo me, diciamo, se questa è l'alternativa. Sì, Geraci, non so se vuole rispondere, io preferisco di no. Per ma guarda, sono tutti giocatori che poi vai a guardare, hanno fatto le loro belle presenze, cioè non c'è nessuno dimenticato, questa è la verità. Specialmente in un calcio in cui si gioca in 16, Salvatore, perché mi verrebbe, esatto, mi verrebbe da dire: a Napoli sta in panchina Simeone, sta in panchina Raspadori, cioè, ma ci mancherebbe, cioè, è giusto, è giustissimo. Se vuoi essere grande squadra devi avere 16 giocatori che, a parte gli infortuni o le squalifiche, 5 poi stanno in panchina, e ci saranno poi i momenti nel corso della stagione in cui uno rende di più e l'altro di meno, ma se sei un grande, Raspadori sta in panchina, e parliamo di un titolare di nazionale, sta in panchina Simeone, che sicuramente in una nazionale potrebbe trovare spazio, fa parte del calcio. Continuiamo? Sì. Allora, Giuseppe Di Salvo: questo Palermo purtroppo pareggia tante partite, se non ci piazziamo bene ai playoff con i pareggi usciamo, ma speriamo bene, possiamo ancora salire delle posizioni. Sergio Cina ci chiede, senza fare polemica, ma non è anomalo parlare di una squadra che quasi al termine della stagione sta ancora cercando l'assetto giusto per giocatori e assetto e identità? Ma no, secondo me no, perché c'è stato un percorso di crescita costante, devo dire anche fin troppo programmato. Ecco, se una cosa mi sorprende è che il Palermo ha pianificato in maniera quasi maniacale i suoi passi avanti, i suoi progressi. Adesso sta trovando un'identità, probabilmente troverà un altro tipo di volto calcistico che andrà sperimentato anche in funzione della prossima stagione. Giuseppe, mi pare che questa evoluzione sia ancora in corso d'opera, perché se il volto che abbiamo visto col Modena e in parte col Cittadella è quello voluto dalla società e da Corini, ancora bisogna lavorare parecchio su questa strada.
Assolutamente, cioè io non ci vedo, diciamo, come dire, degli equivoci tattici in questo periodo. Semmai vedo una squadra che riesce anche a cambiare pelle a seconda dell'avversario, a seconda delle situazioni, che ti può cambiare pelle anche nel corso di una partita. Io quando vedo questi cambiamenti li vedo come un valore aggiunto, non li vedo come confusione, o meglio. Quando vedo che comunque i giocatori sanno cosa fare con un vestito piuttosto che con un altro vestito tattico, e allora vuol dire che c'è una squadra che è padrona della situazione. Quando invece vedo un allenatore che cambia in continuazione perché le cose vanno male e come la giri, la squadra non riesce a esprimersi, allora lì si può parlare di confusione, ma non credo sia questo il caso del Palermo. Fabri. Comunque è fenomenale come basta essere assenti. Di solito si dice che gli assenti hanno sempre ragione. Nel No, caso di in questo caso. Brunori, invece, la sua assenza gli sta girando contro in una maniera incredibile. Partiamo da Simone Giuffrida. Se nelle prossime tre partite Tutino e Soleri dovessero continuare a segnare a raffica, garantendo vittoria su vittoria, quando alla prima partita Brunori tornerà disponibile, lo mettereste fin da subito titolare? E poi c'è Angelo Lopresti che aggiunge: Brunori si deve abituare a giocare in un'orchestra piuttosto che da solista. Cioè, come se quasi quasi Brunori, che ha fatto 13 gol quest'anno in campionato, sia diventato il problema principale No, del ma poi a Palermo. volte veramente succede anche una cosa che, anche comprensibilmente, tu sai che ti manca il tuo leader carismatico e ognuno dà quel qualcosa in più, poi c'è anche un pizzico di fortuna nelle cinque marcature contro il Modena. Però una cosa sicuramente, a proposito di quest'ultimo commento, mi sento di smentire, cioè Brunori per 25 partite ha tirato la carretta al servizio della squadra, cioè quello che non ha lavorato solo per i suoi gol, rigori a parte, che è un problema diverso, ma spesso ha lavorato per far salire la squadra, per distribuire il gioco, per farti salire, per prendere falli e guadagnare tempo. Quindi mi sembra che Brunori non possa essere certamente giudicato un attaccante egoista. Gli attaccanti poi chiaramente vivono per il gol, questo Ma poi vale basta anche per pensare al Tutino. modo in cui ha lasciato la squadra per prima di infortunarsi con un gol in acrobazia, che è una perla rara, che credo che non faccia parte del bagaglio tecnico di molti attaccanti anche in Serie A, perdonatemi. Allora, ancora un paio di commenti sugli attacchi perché poi passiamo ai difensori. Allora, ci chiedono in molti di Stulaz, perché io sto scorrendo, perché siete tantissimi, noi vi ringraziamo per questa vostra assiduità, sviluppate anche voi i dibattiti all'interno della nostra community. Su Stulaz io vi posso dire che c'è un percorso che dovrebbe portarlo a un esito, comunque a un giudizio sul recupero o meno nel mese di aprile. La speranza è che nel caso di playoff possa tornare a disposizione di Corini. Ecco, fermo restando poi un'altra cosa, questo è probabilmente anche un merito di Corini, che gente come Bro o come Damiani, che anche Segre negli ultimi periodi, che nelle gerarchie sono per ora in seconda fila, devo dire che vanno apprezzati pubblicamente perché hanno una capacità di approccio alla partita che sicuramente non è male. Anche Damiani, pur in una partita già quasi risolta, un quarto d'ora col Modena, lo ha fatto bene. Di solito Bro ti dà quella capacità di farti rifiatare, di spezzare il gioco avversario nei minuti finali. Quindi sono piccoli passaggi di mentalità. Ancora siamo distanti perché poi Giuseppe sottolineava una sconfitta nelle ultime 16 partite e siamo ancora all'ottavo posto in bilico fra entrare e uscire dai playoff. Ma la verità è che questo è un campionato particolarmente complicato. È bastato, per esempio, che in settimana abbiano vinto Venezia e Cosenza, il Cosenza tra l'altro a sorpresa a Frosinone, e già la quota salvezza è cambiata, è rivoluzionata anche la priorità, diciamo, dei possibili cadaveri della Serie B, no? Cioè, il Brescia che continua a fare Comunque almeno due fatica, squadre già si stanno, diciamo, Benevento e Spal riempiendo. stanno facendo fatica, anche Cosenza non è che basta una vittoria per salvarsi, però cambia tutto. Quindi questo è un campionato veramente anomalo. Una sconfitta in 16 partite e siamo ancora ottavi. Questo vi fa capire un po' che tipo di equilibrio c'è. La Ternana, per esempio, ieri ha battuto il Bari. Pigliamo atto anche di questo.
Allora, Emanuele Giglio, chi dice che senza Brunori è stato meglio dovrebbe ritirarsi in clausura e non commentare più una partita di calcio. Anche Cristian Cutrone è dello stesso avviso. Brunori, se avesse segnato tutti i rigori, avrebbe 19 gol. Ma siete seri quando dite che rischia il posto da titolare? No, non lo rischia, anche perché Geracci ha già sentenziato, quindi Corini, che solitamente il lunedì prende appunti, diciamo, dal verbo di Geracci, avrà scritto sicuramente questo pensiero. Francesco Biondolillo dice... rimuginerà in quel di Girona dove Palermo va in ritiro. Diamo spazio anche a Francesco Biondolillo, che dice: per alcuni se il Palermo gioca male è colpa di Corini, quando gioca bene invece dimenticano che l'allenatore è sempre lo stesso. È la vecchia storia di chi deve lamentarsi. Pronto? Sì. Devo dire proprio così, va bene, ok. Ci dica, dottore Monastro. Era al telefono Ivan Marconi, mi ha detto, però adesso dovete dirlo, che appena le lascio 5 minuti pigliano 7 gol in due partite, 5 gol in due partite, lo devi dire in televisione, non mi posso allontanare neanche 5 minuti, lo stiamo dicendo, va bene. E allora, parliamo di difesa. È colpa di Nedelciaru, è colpa di Graves, è colpa, non questa volta ma in passato, di Bettella, o c'è soltanto una fase difensiva che è sempre figlia della coperta un po' corta che Corini ha tirato in avanti e che ti espone a cattive figure? Io vorrei entrare un attimo nella disamina tecnica, perché noi abbiamo chiaramente due giocatori, la coppia centrale Marconi Nedelciaru, che ha tirato la carretta per almeno 20 partite, le abbiamo anche giustamente apprezzati in coppia perché avevano trovato le misure. Però andava detto anche un'altra cosa, che le misure fra di loro sicuramente sì, ma anche col centrocampo che non ti faceva filtrare, e sono venute fuori tante partite con pochi gol subiti o addirittura nessuno, le vittorie per 1-0, frutto di un certo tipo di gioco che adesso è cambiato. Fabrizio, nei gol per esempio di col Modena, nel primo gol Nedelciaru è chiaramente in ritardo, però è anche vero che la palla in verticale viene messa in profondità con una certa semplicità. E qui ritorniamo al discorso che abbiamo fatto prima, cioè se voi ci fate caso, da quando Verre gioca in questa squadra il Palermo prende più gol, è ritornato a prendere più gol. Sarò ripetitivo, bisogna ritrovare la quadra di un Palermo che si sta modificando per giocare e per imporre il proprio gioco rispetto alla parte centrale del campionato, e bisogna trovare la contromisura giusta al fatto di essere un po' più sbilanciati. È un lavoro che viene fatto, ma perché questo lavoro viene fatto ora e non prima? Perché Verre è arrivato a gennaio e non c'era a settembre. Se tu giochi con Verre, Di Mariano o Valente e Aurelio che è offensivo, più due attaccanti, devi andarla a trovare la quadra ancora, perché hai modificato l'assetto dei titolari. In più, se ci mettiamo che Nedelciaru e Marconi non sono dei difensori veloci, rapidi nell'uno contro uno, e viene fuori questo problema che si sta caratterizzando da un po' di partite. E anche perché poi aggiungiamo pure, Salvatore, secondo me in una disamina vorrei aggiungere anche che per esempio contro il Modena non c'era Di Mariano, ma c'era Valente, che hanno, i due hanno caratteristiche diverse, e c'era Aurelio e non Sala, anche là caratteristiche differenti, perché Aurelio è un po' più portato tendenzialmente ad andare avanti e a preoccuparsi meno della parte difensiva. E quindi lì come si aggiusta la 70, Salvatore? Ma io intanto aggiungerei benedetti gli errori, perché se non ci fossero gli errori immaginate che cosa sarebbe il calcio, non si segnerebbe mai un gol praticamente, perché ormai sono tutti bravi a difendere, sono tutti bravi a tenere palla eccetera eccetera, però l'errore è quello che poi scatena la reazione dell'avversario, dico, se non ci fossero sarebbe... Sì, questo è vero, Salvatore, però ci sono errori anche strutturali. Si gioca in 11, Guido. Si gioca in 11, è impossibile che non ci siano errori giocando in 11. Errori, quello che dico io è che per esempio sul secondo gol di Soleri il portiere esce male, è un suo errore. Sul terzo gol di Verre i due difensori fanno un patatrack, questo sì. È un errore individuale. Sul gol per esempio di Strizzolo, sul primo gol, secondo me è il Palermo che è messo male, poi il terminale dell'errore è Nedelciaru, però un po' tutto il Palermo è messo male, strutturalmente male, ecco. Certo, ma allenarsi serve proprio a questo, a ridurre
la possibilità di autentici svarioni o di autentici errori, perché quello del portiere, dai, va al di là degli errori, quello è una cosa da comiche e basta. Ma è quello, io non è che l'allenatore che fa, chiama il portiere e gli dice non devi fare più una cosa del genere. Lo sa prima il portiere quando ha fatto quel gesto lì, sa benissimo di aver sbagliato. Certo, venerdì mancava Manconi, che è diventato un difensore sicuro e affidabile. Graves ha pagato dazio, ma non è normale che paghi dazio anche a Graves. Ma secondo me non bastano questi particolari o altri errori individuali a giustificare le carenze del primo tempo. È più il filtro da correggere che la fase difensiva, è la fase difensiva che chiama come responsabili tutti i giocatori. Dal primo attaccante all'ultimo al portiere. Quando dietro si balla, spesso non è bravura degli avversari o giornata negativa dei difensori, è tutta una squadra che non va. E da questo punto di vista non dimentichiamo che strada facendo Corini ha dovuto interpretare diversi, chiamiamoli, centrocampo con attori sempre nuovi, da Segre, Stulas e Saric, siamo passati a Saric, Gomez e Verre, cambiando diversi moduli e altri protagonisti. Il motivo, ecco il motivo per cui bisognava salvarsi, si diceva sempre salvarsi, consolidarsi comunque, al di là delle ambizioni. Ora siamo però alla resa dei conti e queste ultime partite ci diranno che Palermo è, se c'è un Palermo veramente nuovo, e quali prospettive si aprono oggi e per il futuro? Se fossi allenatore tu risolveresti con Monastra centrale difensivo, lo so, però non è più possibile perché sono E fuori sto età. perché? E sto per Bellomonte, chiaramente. Va bene. Perfetto. Giuseppe, Graves, è partito benissimo, l'ho visto un po' in difficoltà, atletica, di scelte, come se fosse un po' preoccupato allo sbando. Il tuo giudizio? Ma questo è proprio per il discorso che faceva Totò, cioè è un discorso di fase difensiva, di organizzazione. Quando c'hai un assetto collaudato, e allora emergono anche le qualità individuali. In un assetto poco collaudato che sbanda con il centrocampo che non riesce a fare il filtro che dovrebbe fare, come è successo per esempio in occasione del primo gol, dove Nedelciaru si è trovato praticamente a palla scoperta e quindi non è riuscito completamente neanche a prenderlo, proprio a vederlo strizzolo che aveva un altro passo. E allora ecco che anche le individualità vanno in difficoltà, a maggior ragione se stiamo parlando di un difensore che è appena arrivato in Italia alla seconda partita da titolare e che veniva da un infortunio. Allora, siamo in conclusione, già il tempo è scaduto, grazie a tutti quelli che ci hanno mandato messaggi, grazie al comandante Fabrizio Vitale, lui Grazie capobanda, anzi capobanda o comandante, cosa preferisci? a te. Quello che preferisci Quello tu. che preferisci. Ciao Salvatore, ciao Giuseppe, chiudo con un messaggio che mi è arrivato proprio ora, in questo istante, ed è Eugenio Corini che scrive: lasciatemi lavorare in pace, cavolo. Esatto, ci vediamo lunedì prossimo con miriamo su Parma-Palermo. Quella è veramente una partita di snodo perché il Parma potrebbe superarci e non lo consentiremo. Grazie alla regia, grazie a tutti voi. Arrivederci a lunedì prossimo. Ciao.